urna con le reliquie di San Pompilio ha affrontato un lungo viaggio. Il vescovo di Lecce, Monsignor Domenico D'Ambrosio, e il sindaco di Campi Salentina, Roberto Palasciano, l'hanno riportata ai fedeli montecalvesi. Per la terza volta il corpo di San Pompilio, Maria Pirotti, fa ritorno nel suo paese natale a Montecalvo, da Campi Salentina, dove il santo morì il 15 luglio 1766. Le due precedenti traslazioni avvennero nel 1966, durante il bicentenario della morte, e durante il giubileo del 2000. Va da sé quindi l'importanza di questo ultimo evento, che cade nel terzo centenario della nascita del santo. E la devozione è tanta, la comunità montecalvese trasmette tutto il suo attaccamento a questo santo. La devozione per questo santo lo vede lei, c'è un popolo qui, perché anche grazie al lavoro fatto dal nostro parroco si è riscoperta la figura di San Pompilio, perché nei decenni passati non c'era una grande attenzione verso questo nostro concittadino. Invece l'attività pastorale di Don Teodoro ha fatto sì che il popolo riscoprisse effettivamente questa figura e col tempo si è immedesimata, si cerca in ogni modo di metterlo al centro dell'attività pastorale. Da parte di Don Teodoro questo sforzo è stato importante e i frutti si sono visti in questo anno, dove c'è una partecipazione significativa da parte di tutti i montecalvesi. Il programma prevede dal 13 al 20 l'evento della terza traslazione. Che cosa avete preparato? Noi abbiamo dato tutto lo spazio alla parrocchia. Abbiamo fatto un'ordinanza con la quale abbiamo chiesto a tutte le altre associazioni, dalla Prologo alle varie associazioni presenti, di non fare manifestazioni esclusa diciamo quella storica della Sagra dei Cicatielli, dal 16 al 20 al 21. Quindi la gran parte delle manifestazioni saranno di natura religiosa. Sindaco, ma le reliquie potranno mai un giorno tornare effettivamente a casa? Credo che questo sia praticamente impossibile. Noi ringraziamo sempre l'Arcivescovo di Lecce, che permette di tanto in tanto di far sì che queste spoglie ritornino nella casa natale, nel suolo natio. È la terza traslazione, quindi capisce bene che non è un evento molto frequente e che viene fatto in condizioni di normalità. C'è bisogno di eventi particolari come questo terzo centenario della nascita. Sindaco, siamo qui con il sindaco di Campi Salentina. Questa sera appunto possiamo toccare con mano come un santo può unire due paesi. Ma lei ci ha raccontato prima che era da piccolo è venuto qui a Montecalvo e ha assistito sempre al culto di San Pompilio. Come lo vivete voi a Campi Salentina? C'è una devozione molto molto sentita e anche noi abbiamo una grandissima considerazione di San Pompilio. E abbiamo notato che qui a Montecalvo è la stessa cosa e come amministrazioni noi non possiamo far altro che assecondare
questa comune devozione per San Pompilio che ci unisce e cercare di fare un percorso di amicizia, di comunione di intenti e di pace se possibile. Partire da qui per cercare di divulgare il messaggio di San Pompilio, che era un messaggio di rigore, di serietà, e in questi tempi in politica va bene questo messaggio.